Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Domanda da fare, prego. Allora, no, sul MES, quello che non si dice, che neanche la Veronica De Romanis nel suo intervento ha specificato, è che in realtà la riforma del MES consente l'accesso facile, diciamo così, tra virgolette, cioè senza eccessive condizionalità a quel tipo di deposito, solo in presenza di determinati parametri che l'Italia non ha. L'Italia inoltre non ha in questo momento crisi bancaria in atto. Chi ha crisi bancaria in atto, ha i parametri giusti per accedere a quel tipo di fondo, è la Germania, che non a caso spinge per l'approvazione. E la Germania, notizia di ieri, attenzione che è un campanello d'allarme per tutta l'Europa, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, secondo il Financial Times e il Telegraph, ha un buco di 650 miliardi di euro. La banca centrale tedesca non ha smentito le notizie di stampa che davano questo tipo di buco. Quindi stiamo parlando di questo. All'Italia il MES non conviene, non è mai convenuto, non conviene neanche dopo questa riforma, che se ne dica, che ne dica Monti. Il modo di trattare è esattamente questo. Tu vuoi che io ratifichi il MES perché tu, Germania, hai dei problemi che col MES potresti persino sistemare? Benissimo, cosa mi dai in cambio? Così, queste sono le trattative. Cosa mi dai in cambio? E ci sono due piatti grossi. Uno è il PNRR, lo sappiamo, ma l'altro, ancora più importante in questo momento, è probabilmente il patto di stabilità. Ora, io sono convinto anch'io, come diceva l'onorevole Borghi, che alla fine l'Italia ratificherà il MES, perché siamo in un tavolo e stiamo a tavola con tutti gli altri commensali. Sì. Ma ratificarlo senza avere niente in cambio, secondo me, è una cosa particolarmente stupida dal momento in cui il MES, per noi, per l'Italia, non è assolutamente uno strumento praticabile e anzi può essere un danno di portata considerevole, perché se non sei con tutti i parametri a posto e entri in quel meccanismo sei stritolato, perché ritorni al discorso greco di cui si parlava sì. Prima. Questa è la partita in corso, per cui cioè, spingere per la ratifica tout court del MES senza valutare tutti gli elementi sul tavolo non è fare l'interesse degli italiani. Allora, ma la posizione è chiarissima, la tua posizione. Allora, do conto, poco fa c'è il forum della BCE in Portogallo, era attesa, ovviamente molto attesa.